ciao a tutti. Sto partendo per la Groenlandia per andare a Disco Island, alla Arctic Station di Kekertasuak. Non sarà un volo diretto, difatti ora sono a Roma. Oh, eccomi a Francoforte. Questa è Copenaghen. Ora sono in Groenlandia, all'aeroporto di Kangerlussuaq. Appena atterrato ad Asiat. Ed eccomi a Ilulissat, l'ultima fermata prima della mia destinazione finale, Herthatsuak, a Disco Island, dove incontrerò Morten Rush e Elmer Top Jorgensen. C'è un elicottero che mi aspetta. Avrei dovuto essere su quell'elicottero, ma è rotto e non c'è altro modo per raggiungere Disco Island durante l'inverno. Quindi non potrò incontrare Elmer e Morten alla stazione di ricerca. Ciao Morten. Sì, sembra che l'elicottero sia rotto e sono bloccato qui a Ilulissat. Oh, c'è un lupo che mi fissa. Comunque, forse possiamo fare una chiacchierata da remoto, eh? Ok, facciamo così. Ciao Morten, ciao Elmer, come state? Ciao Giorgio! Stiamo molto bene. È un piacere vedervi, anche se sono sullo schermo. Mi dispiace, non sono riuscito a raggiungervi. Ma è normale per voi essere così isolati? Sì, sì, è molto normale. Sai, è abbastanza raro che un elicottero si guasti, ma d'inverno i ritardi sono la norma. Ma perché la stazione è stata costruita in un luogo così remoto? Vedi, io non considero questo un posto molto remoto. È la mia città ed è abitata da 450 magnifiche persone. C'è vento lì? Ah sì, c'è vento. E abbiamo anche un po' di neve. Ci sono circa meno 21 gradi, credo, quindi... Oh mio Dio, qui è una bellissima giornata e non siamo così lontani. È strano, no? Sì, probabilmente puoi vederci dalla finestra. Se guardi verso nord, a 80 chilometri da te. L'Arctic Station è la stazione di ricerca più antica dell'Artico, giusto? Sì. È stata fondata nel 1906 da un botanico danese di nome Morten Porsild. C'è una grande biodiversità di piante in quest'area. E questo è il motivo per cui hanno costruito la stazione proprio qui. Richiede molta manutenzione? Sì, assolutamente. Attualmente stiamo ammodernando la stazione e stiamo estendendo la capacità ricettiva da 26 persone a 39. L'abbiamo fatto per poter accogliere i ricercatori che arrivano sempre più numerosi. Come sai, l'Artico è molto importante per studiare il cambiamento climatico. Un tempo faceva così freddo per tutto l'inverno, quindi avevamo gran parte del mare attorno alla stazione ghiacciato. Ora è normalmente mare aperto. Spaventa un po', no? Dipende dal punto di vista. Per la gente del posto ci sono molti vantaggi nell'avere acque libere, perché così possono pescare durante l'inverno. Le infrastrutture diventano più accessibili. Ma ovviamente per il mondo e per l'ecosistema è una prova evidente che le cose stanno cambiando. E nell'Artico stanno cambiando più velocemente che altrove. E la tua è una delle 89 stazioni della rete di Interact. E ogni stazione ha il suo responsabile, giusto? Mi spiegate cos'è lo Station Manager Forum e perché l'avete creato? Abbiamo capito che ce n'era bisogno. Sai, gestire una stazione è un lavoro molto complicato. Devi gestire un hotel, un ristorante, seguire un programma scientifico, devi fare le pulizie. Ci sono molti compiti che deve assolvere il direttore di una stazione. E non esiste un percorso formativo per diventare station manager. Devi indossare cappelli differenti quando sei uno station manager. Devi essere preparato ai più diversi tipi di incarichi. Stabilire le regole della stazione e saper ospitare diversi gruppi scientifici provenienti da diversi paesi. Significa anche trovare nuove tecnologie e mostrare come lavorare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente
in luoghi remoti e nell'Artico. Devi fare ricerca, devi occuparti della logistica, devi gestire altre persone. Dipende molto dalla stazione stessa, dalla sua posizione e dal lavoro che vi si svolge. Abbiamo una natura fantastica. Io amo lavorare sul campo e qui ho molte opportunità per farlo. Amare il posto dove si lavora e la ricerca che si sta facendo è la cosa più importante. Riunire i manager delle stazioni con lo stesso tipo di problemi dà loro l'opportunità di condividere le loro esperienze. E alla fine Morten ed io, con l'aiuto di alcuni amici dell'Association of Polar Early Career Scientists e all'interno di Interact, abbiamo pubblicato dei libri su questo tema, sulla gestione delle stazioni, includendo molti argomenti, dall'organizzazione del personale alla stesura di un piano strategico per migliorare le strutture. E più in generale su come trattare i visitatori, come fare pianificazione ambientale, come gestire i dati per offrire i migliori servizi possibili alla comunità scientifica così che tutti possano usarli. Qual è la qualità principale che deve avere il direttore di una stazione, secondo voi? Penso sia la flessibilità, sia in relazione ai diversi ospiti che arrivano alla stazione che in relazione alla comunità locale. Questo significa essere in grado di parlare con le persone e farle sentire a proprio agio qui. Da molto tempo questa è la mia vita. Ci sono arrivato per caso, ma penso che sia la miglior vita lavorativa che potessi avere. Nonostante in effetti oggi faccia molto freddo. Lo so. Resistete, vi prego. E ditemi, che cosa vi spinge a fare quello che fate? Quello che stiamo cercando di fare, insieme ai manager delle stazioni, è connetterli alle molte reti scientifiche che hanno sviluppato metodologie standard per lo studio di determinati temi. Questo significa far sì che tutte le stazioni in Interact raccolgano i dati nello stesso modo in tutto l'Artico, così da essere in grado di fare valutazioni e previsioni molto più solide su come sarà l'ecosistema climatico in futuro. Perché quello che succede qui nell'Artico non è importante solo per la popolazione locale, ma ha un impatto sull'intero pianeta. E quanto è importante per gli station manager collaborare e condividere conoscenze e informazioni con le comunità indigene dell'Artico? Sta diventando sempre più importante ed è anche una nuova direzione nella scienza polare. In comunità locali come questa, le persone hanno vissuto qui molto più a lungo di quanto abbiamo fatto noi. Qui hanno le loro tradizioni, la loro storia. Quindi la conoscenza dell'Artico che hanno loro può integrare la conoscenza che forniamo noi ricercatori. E in uno sforzo congiunto possiamo effettivamente capire meglio ciò che accadrà al pianeta da qui in avanti. Noi possiamo inoltre fornire dati che possano aiutarli a sostenersi meglio in futuro, in questo ambiente che sta cambiando. Detto questo, una stazione di ricerca è anche un posto di lavoro in una piccola comunità. Perciò abbiamo molto personale locale. Attualmente abbiamo 15 operai edili groenlandesi nella stazione. Insomma, ci sono molte sinergie tra la stazione di ricerca e la comunità locale. E che programmi avete ora? Voglio dire, qual è il vostro prossimo obiettivo con il forum? Abbiamo fatto praticamente tutto con gli station manager dal punto di vista terrestre. Esistono altre reti che lavorano in ambiente marino, con le navi rompighiaccio. C'è l'Antartide. Ci sono le reti per la raccolta dei dati atmosferici, moltissimo telerilevamento è in corso e quindi forse è il momento di iniziare l'integrazione tra le diverse discipline e i differenti tipi di infrastruttura. E come pensate che sarà il nostro futuro? Verso cosa stiamo andando? Sicuramente un Artico più caldo. Sì, per favore. Sì. Vivere in un posto come questo, in una realtà come Disco Island, mi fa sperare in una qualche prospettiva positiva per il futuro. In questa comunità le persone sono estremamente brave ad adattarsi. Se escono in mare e non sono più in grado di pescare merluzzi, allora cambiano strategia e pescano qualcos'altro. Quindi non vedi la stessa preoccupazione che vedi nel resto del mondo, nelle persone che vivono qui. Abbiamo così paura dei cambiamenti che vogliamo essere in grado di controllarli. E quasi li stigmatizziamo in una situazione del genere. Ragazzi, grazie per il vostro tempo. Vedo che state gelando. Di nuovo, mi spiace di non essere lì con voi, perché volevo davvero vedere la tua casa, Morten, la stazione.
magari sarà per la prossima volta. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Andiamo al caldo. Sì, sì, certo. Andate, andate. Ciao. Ciao, Morten, è bello rivederti. Bello vedere te, amico mio. È passato un po' di tempo, eh? Sì. Com'è la vita, Hertarsuak? Va bene, è stata impegnativa, ma sai com'è. Sì. E tu? Tutto bene. Mi fa piacere. Hai idea di che fine abbia fatto quel tipo italiano che è improvvisamente scomparso? Non ne ho idea. Sono 5 mesi che vi cerco. Dove eravate? Eravamo qui a parlare di te. Dove sei sparito? Ah, non sono sparito. Sono qui. Ah. Ma chi ti ha mandato? Terry mi ha mandato. Oh, finalmente siamo insieme. Così possiamo fare la nostra chiacchierata di persona. Bene. E non attraverso uno schermo. Sì, bene. Sì. Beh, il problema è che sono passati 5 mesi e ora non ricordo più quello che volevo chiedervi. Scusate. Ma no, per favore, no, ma dove andate? Dai. Ma dov'è Terry?